torna l'Orienteering su Rai Sport, torna dalla Valle del Primiero per la Primiero Orienteering Week, gara internazionale di 3 giorni. Siamo in Trentino, circa 700 gli atleti al via, oltre 500 gli stranieri in rappresentanza di 30 nazioni, dalla lontana Australia al Canada fino alla Corea del Sud. Luoghi molto belli, li vedete, stanno passando sui vostri teleschermi, dove gareggeranno i partecipanti che se la dovranno vedere con cartografie decisamente tecniche ed impegnative, a partire dalla nuova mappa al Col Margherita, unica nel panorama nazionale, per finire con quella di Passorolle verso i laghetti di Colbricon, molto famosa e temuta dopo i campionati mondiali juniores del 2009, mai più utilizzata. Bentrovati allora dal sottoscritto Gianfranco Benincasa e, come sempre, quando parliamo di orienteering, da Pietro Ilarieti qui al mio fianco. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti. Finalmente eccoci con questa bellissima Primiero Week. Le montagne sono veramente stupende, credo che gli atleti troveranno veramente pane per i loro denti, difficoltà tecniche, ma anche diciamo così alcuni ostacoli, perché si andrà a correre anche i 2500 metri del Col Margherita. Ma iniziamo con un piccolissimo prologo cittadino. Ci sono state due tappe interlocutorie di avvicinamento, ma ascoltiamo la presentazione dell'evento dai protagonisti. Benvenuto nel territorio a cura di Giacobbe Zortea. Sì, grazie a tutti per essere qui sul nostro territorio San Martino di Castrozza. Devo dire che come amministrazione siamo molto orgogliosi di ospitare un evento come questo, che porta tanta gente, soprattutto stranieri, sul nostro territorio, che da sempre insomma è conosciuto soprattutto per il tema alpinismo, ma anche l'orienteering da noi è uno sport molto praticato e molto conosciuto. Ci sarà da divertirsi? Ci sarà da divertirsi qui in estate. Comunque un territorio che offre tantissimo: prodotto bike, prodotto camminate, trekking, alpinismo e anche orienteering, ma che ha una sua faccia anche invernale. Eccoci allora, si apre con le prove cittadine. 3 sono le prove che andremo a seguire nel dettaglio. Queste sono state però precedute da 2 giorni sprint a Fiera di Primiero e a San Martino di Castrozza. Pietro. Sì, è così. Qua vediamo Giacomo Zagonel, che è un atleta che conosce benissimo queste strade. Lui che adesso è tesserato per la polisportiva Masi, società di Bologna, ma lui è proprio cresciuto a Primiero, si è iniziato appunto qui nel contesto di Fiera, con questi passaggi molto belli e anche abbastanza complicati, intricati, e il giorno seguente ci si è spostati a San Martino. È un prologo con circa 250 partecipanti, serve un pochino così per sgranchire le gambe, per rompere il fiato per questi atleti, che poi dopo invece dovranno affrontare le vere montagne. Come vedi, tanti atleti delle società locali che sono il pavione, appunto, e l'US Primiero. Qua siamo poi a San Martino di Castrozza. Allora, questa è la 2 giorni sprint, Fiera di Primiero e qui a San Martino di Castrozza. Poi il programma del questa settimana in Primiero Trentino prevede appunto un altro trittico di gare, con una prima tappa prevista a Col Margherita, Passo San Pellegrino, una seconda Val Veneggia, Malga Veneggia, la terza Passorolle, Busa Ferrari, ma vedremo poi che sono state invertite le gare a causa anche di un problemino legato al meteo, ma gli organizzatori erano pronti per cambiare anche i loro piani, no? Sì, è un po' così, cioè nell'orienteering devi sempre essere pronto, molto flessibile, e l'US Primiero vanta una tradizione organizzativa importante oltre che agonistica, e quindi diciamo così c'è sempre un piano B. Fortunatamente nell'orienteering non hai, diciamo così, non devi bloccare strade, non devi chiedere quel tipo di autorizzazione, magari prefettizie, che ti obbligano a tenere il traffico fermo. Qua invece si cambiano solo il tipo di mappa, si sale in un bosco oggi in un giorno o un altro, capisci anche tu che ci sono meno vincoli di tipo amministrativo burocratico. Ma entriamo nel vivo della Primiero Week. Manuel Negrello è l'uomo che ha disegnato questa Middle, una gara che per eccellenza si definisce tecnica. Sì, è una bella soddisfazione tracciare una tappa di questa 3 giorni, 2 giorni di gara in paese e 3 giorni in bosco. Siamo in Veneggia a 1800 metri, il bosco è un bosco molto bello.
Eccoci allora, si comincia dalla bellissima Val Venegia con la gara Middle, la prova organizzata, lo ricordiamo ancora una volta, dall'Unione Sportiva Primiero, società sportiva tutto tondo con molti, moltissimi tesserati e tante discipline. Si gareggia in una zona caratterizzata da boschi di abete rosso e ruscelli, su un terreno reso anche pesante, come abbiamo anticipato, dalla pioggia, quindi dal maltempo, pioggia caduta con violenza soprattutto nella notte precedente alla gara. Siamo in un'area molto ampia e naturalisticamente integra e intatta. Pietro. Sì, un'area bellissima. Volevo segnalarti che al via abbiamo una vecchia conoscenza, già vincitrice quando c'era stata la 5 giorni degli Appennini, una grande sfida con Alessio Tenani. Lui è Martin Boström, è svedese, ma la particolarità di Boström è questa: è uno che corre innanzitutto la maratona in 2 ore 18, quindi già va fortissimo. È stato campione del mondo nelle specialità veloci dell'orienteering e adesso si dedica ai trail, alle gare un po' più lunghette, e quindi è un atleta veramente polivalente. È venuto qua, tra l'altro si è presentato in Italia dopo aver fatto un lungo viaggio in camper con la famiglia, è venuto qui per divertirsi e sicuramente è uno a cui piace vincere, quindi è uno da tenere d'occhio. Qua invece è un ragazzo che è nato in questi boschi, è Tommaso Scalet, non è partito molto bene in questa gara, non sta viaggiando con tempi fantastici. Boström è al primo posto, da tenere d'occhio tra gli uomini anche questo Anton Forsberg, che è un altro svedese, classe 97, è un altro che ha vinto una medaglia nella staffetta mondiale da giovane. Poi ci sono ad esempio Fabio Poltera, svizzero, che nella vita fa il cartografo, quindi un ipertecnico dell'orienteering. Assolutamente, qui inquadrato Gabriele Fontana, Unione Sportiva Primiero, il nostro Pietro Ilarietti ha fatto una panoramica dei favoriti alla maschile, al femminile, occhi puntati come sempre in questi casi su Elena Pezzati, che non è più un volto nuovo per il movimento italiano, sempre più spesso la vediamo gareggiare in Italia, lei che è svizzera nonostante il nome ovviamente italiano, ticinese, viene di frequente in Primiero dove abita anche suo compagno e dove si allena spesso, quindi conosce anche bene questa zona, Pietro. Sì. Qua invece vediamo Jan Kobak, che è ha una peculiarità, non è un campione mentre lo è Sinov Braten, ma lui è il, diciamo così, il curatore, l'editore del sito World of Hockey, che è un po' il sito di riferimento dell'orienteering, perché ha tutte le statistiche riguardanti i campioni di questo sport. Dicevamo, tantissimi gli stranieri, oltre il 500 dei 700 partecipanti a queste gare, a questo trittico che arriva dopo le due prove sprint di cui abbiamo già detto e abbiamo già visto a Fiera di Primiero e a San Martino di Castrozza. Qui intanto siamo già nella fase di arrivo in Val Venezia, su questo terreno pesante, perché come ricordavamo c'è stato maltempo, la pioggia, soprattutto un'acquazzone torrenziale nella notte prima della prova, che ha costretto gli organizzatori a cambiare un pochino i propri programmi. Le complicazioni meteo però non hanno spaventato l'Unione Sportiva Primiero e dunque quella che doveva essere la gara prevista, la longa di Col Margherita, è stata posticipata e si è partiti dalla Val Venegia. Intanto arriva Boström con un ottimo tempo, direi. Sì, no? È il primo tempo, direi che ha mantenuto fede al pronostico. Arriva anche Forsberg, anche lui molto bene, però il migliore oggi mi sembra proprio Boström, con il suo tempo di 34,16 è il migliore, è davanti a Forsberg che invece ha 35,02, quindi la lotta nella lotta, nel senso che c'è la lotta sia per la middle che poi per la classifica finale, ma questa è la gara Val Venegia, appunto Boström, Forsberg e lo svizzero Poltera, non bene il nostro Tommaso Scalet, che è fuori dalla top 10 tra le donne, quindi dicevi tu Elena Pezzati quando viene in Italia vince sempre davanti poi a Sinove Braten e poi Matilde Mazze. Quindi Boström e la Pezzati a vincere, ma sentiamo le interviste. Where are you from? Tell us about your story.
So my name is Morten Bostrom. Sono Morten Bostrom. Sono nato in Finlandia e corro nella squadra di Livingo. E sono nato nell'orienteering come sport. Poi sono passato alla maratona e poi sono tornato all'orienteering e al trail running. Ma l'orienteering mi diverte sempre. I still enjoy orienteering, so that's why I'm here. È un volto noto agli appassionati orienteering italiano. Elena Pezzati vince la Middle qui in Venezia. Complimenti. Grazie mille. Sì, sono molto contenta. Ero già stata, conoscevo il bosco e niente, mi piace molto e la gara è andata molto bene, a parte i due punti ho esitato un po' nella costa con l'altezza, però se no il resto è andato molto bene, sono contenta. E questa era Elena Pezzati che con Morten Bostrom guidano ovviamente la classifica generale dopo la prima prova. Ora ci spostiamo con Margherita, gara in altura sopra i 2000 metri e poi sabato la chiusura a Passorolle. Nei giorni scorsi invece, come abbiamo già visto, si sono svolte le due gare cittadine di livello regionale. Per salire ovviamente si usa la funivia. Sì, un impianto bellissimo, è una peculiarità, si arriva e la prima cosa, ma ascoltiamo subito il tracciatore. Con laghetti, sassi e poi questa altitudine. Sì, sicuramente nella gara influirà anche l'altitudine, 2500 metri si sentono sia per gli atleti allenati che ovviamente anche per quelli meno allenati. Sicuramente il panorama è spettacolare, ci saranno degli atleti che si perdono anche guardando attorno il territorio. Beh, dicevamo appena prima dell'intervista di Corona che appena si arriva con questo impianto bellissimo i concorrenti si sono tutti fermati ad ammirare, perché di fronte si vedevano le pale di San Martino e c'è proprio stato un capannello di concorrenti tutti fermi ad ammirare il panorama. Ma a parte Tommaso Scalet, che ora è in undicesima posizione, deve fare una rimonta difficile, ma vedremo se riuscirà ad andare meglio, mentre qui parte lo spagnolo Pinheiro. Ma eccolo qui Morten Bostrom, uno dei grandi attesi oggi assieme a Anton Forsberg. Credo che la sfida sia tutta tra di loro, con magari Poltera, lo svizzero, pronto ad inserirsi. Gara con Margherita, allora si gareggia in questo caso su un terreno ricco di sassi e aperto, dove non sarà facile davvero orientarsi per atleti ed atleti. Mancano infatti punti di riferimento, quindi bisogna trovare il giusto mood di gara, entrare, come si suol dire, nella prova, Pietro. Sì, bisogna entrare nella prova, bisogna, diciamo così, essere sempre molto concentrati. La difficoltà per alcuni di questi atleti è che in precedenza sono già stati alla 5 giorni che si è tenuta in Cadore, quindi alcuni di questi accumuleranno 8 giorni di gara consecutivi. Ma sentiamo il personaggio di oggi. Viene addirittura dalla Corea per partecipare alla Premiere Week. Thank you. So my name is Yun San Cha. Sì, sono Yun San Cha e vengo dal Sud Corea. Sono un membro della squadra nazionale del Sud Corea e sono qui per preparare i campionati mondiali. E sono qui, mi sto allenando, sono terreni molto particolari questi che troviamo. Rispetto a quelli della Corea, qua c'è molta più pendenza, rocce, e poi qui non ci sono alberi, anche le mappe sono diverse. Però questa per me è una bellissima esperienza, per me e tutti i componenti del mio club. Nice experience for me and my club members also. E allora Morten Bostrom, intanto che sta guardando la cartina per cercare anche lui di orientarsi. E poi un sorpasso, è proprio Anton Forsberg che lo sta superando in questo momento, è un chiaro segnale. Credo che Forsberg oggi si stia trovando più a suo agio, anche perché Bostrom ha sempre dato il meglio di sé nelle distanze sprint, almeno nell'orienteering, ecco. Sì, poi qua dicevamo, no, in questo terreno con tanti sassi aperto non è facile orientarsi, magari c'è chi soffre di più e chi invece è più a suo agio. In questo caso Forsberg sembrava decisamente più a suo agio e anche atleticamente sembrava in giornata giusta. Sì, una ragazza per l'Italia molto bene, Giulia Vedana, nella categoria 18, in questo momento sta veramente interpretando un'ottima gara. Non la vediamo spesso vincere, oggi invece sta facendo segnare i migliori intertempi. Potrebbe essere lei a tenere alto l'onore
migliore dell'Italia in questa prova qui in altura, mentre Elena Pezzati sta andando in sicurezza, pure per lei un ottimo intertempo, forse non il primo, non il, se la sta giocando, però sì, in questo momento forse è prima, scusami. Elena Pezzati, allora, che sta affrontando questo tratto in discesa, gare predisposte, organizzate dall'Unione Sportiva Primiero, che accoglie molti sport, calcio, sci, bike, atletico, orientamento, non solo, 1200 i tesserati, di cui 700 i ragazzi, un lavoro importante dunque da parte di questa società sportiva anche per il tessuto sociale, e quindi in questo caso la sezione di orienteering ha dato davvero dimostrazione di solidità con Andrea Gobber, Franco Orler e Roberto Pradel, che hanno guidato un gruppo affiatato per organizzare questa tre giorni di gare internazionali e la due giorni di prove sprint a Fiera di Primiero e San Martino di Castrozza. Sì, bellissime immagini. Allora permettimi anche di ringraziare tutti i ragazzi che hanno contribuito a fare, a realizzare questa ripresa. Sono i ragazzi dell'US Primiero: Dennis Orsinger, Pietro Sergas, Lisa Rivetta, Eric Nicolau, Mattia Corona e Pari De Gaio. Grazie a tutti loro, perché le immagini che vediamo con la GoPro, soprattutto per correre, non era facile. Sono stati gentilissimi. E qua Fabio Poltera, che insegue il podio di giornata sullo sfondo, sempre un bellissimo panorama. E questo invece è il leader Forsberg, che sta correndo veramente bene e in sicurezza. Sono terreni a cui non è, dove non è abituato così a gareggiarci, perché di solito diciamo così, la Scandinavia è completamente diversa, ma si sta difendendo molto bene, così come bene sta andando Sino Braten. Ricordavi prima Flavio Poltera, super specialista, visto che lui è proprio cartografo di orienteering, proviene da Coira e pensa, però è un ipertecnico e ha solo, tra virgolette, sfiorato la maglia della nazionale rosso crociata, perché la Svizzera ha davvero una grande tradizione in questo sport. No? Gli svizzeri sono veramente forti, diciamo che la squadra B della nazionale svizzera, diciamo, è già un altissimo livello. Lui non è riuscito, e anche Elena Pezzati sta, certo, diciamo così, lottando per riuscire a entrare anche solo nella seconda squadra. È un atleta, come vedi, molto giovane ancora, molto promettente, ma fatica a strappare questa maglia. Assolutamente sì. Hanni Koski, altra straniera che è qui al Col Margherita per questa seconda tappa del trittico, doveva essere la prima, lo ricordiamo ancora, poi il maltempo ha cambiato le carte in tavola per gli organizzatori. Qui è un terreno dove di solito si scia, è una delle piste azzurre, c'è la Volata che ospiterà tra l'altro le prove di Coppa del Mondo, due super giganti, entrata ormai nel calendario, aveva già ospitato delle prove di Coppa del Mondo di recupero negli anni Covid, prove che erano saltate in Cina, tante gare di Coppa Europa, tanto lavoro, e finalmente la Volata e appunto la Val di Fassa sono entrati di diritto nel calendario per le prove di Coppa del Mondo femminile. Qui viene anche sempre la nazionale azzurra ad allenarsi, sia gli uomini ma soprattutto le ragazze vengono spessissimo, a partire da Sofì Goggia. Hai parlato di Volata, oggi c'è stata la Volata di Tommaso Scaletta, che sta portando avanti la sua rimonta, oggi un bellissimo quinto tempo, mentre Martin Bostrom, anche lui bene bene, si stanno giocando soprattutto però oggi lui un quarto tempo, Elena Pezzati invece è prima, come detto, quindi vediamo come va, la lotta è incertissima oggi, però mi sembra che Forsberg sia andato meglio, eccolo come vedi, qua come 1-0-4-0-2, esatto, e grande donne, gara sempre Elena Pezzati che si conferma davanti alla Broten. Questa classifica generale, dopo il secondo giorno, balzano in testa Forsberg e Pezzati, ovviamente avendo vinto tutte e due le prove, sono loro i leader della classifica generale dopo la seconda prova, dopo Val Venegia e Col Margherita. La voce dei protagonisti ancora. Maglia, nel senso prime all'arrivo, prime in classifica generale. Complimenti, iniziamo da Elena Pezzati. Grazie, sì, oggi diciamo che è andata bene a tratti e un po' male in altri punti. Ho comunque cercato un po' qualche punto, però ci sono state delle parti molto buone, per cui sono molto contenta. Sì. Sono le prime volte che ti vediamo nelle posizioni altissime della classifica. Complimenti, e com'è stata questa prova? Allora, è andata bene in generale, sono contenta.
Il terreno era difficile, poi ho preso sicurezza e sono andata bene. Peccato un errore prima del punto spettacolo. Adesso manca ancora una prova, puntate alla vittoria finale, penso. Eh beh, certo, ci proviamo. Allora, abbiamo sentito Elena Pezzati, Scon Mendrisio e Giulia Vedana Fonzaso al microfono, le loro impressioni dopo la seconda giornata di gara. Ed ora andiamo a chiudere questo trittico e si va a passo rolle. Qui cambia completamente lo scenario, si gareggia infatti in bosco su un tracciato predisposto da Pierpaolo Corona. Ma qua abbiamo due medagliati mondiali del trailo, sono Alessio Tenani e Aaron Gaio, che assieme a Martignago, Lambertini e Michele Cera hanno vinto la medaglia ai campionati mondiali di trailo. Un grande risultato, era un doveroso tributo ai nostri azzurri. Ma sentiamo ancora il nostro tracciatore. Il bosco di Rolle è sicuramente un bosco, io lo chiamo un po' selvaggio, nel senso è all'interno del parco naturale di Paneveggio, quindi è un'area sicuramente frequentata, però lasciata molto naturale. Un albero di assoluto prestigio con cui venivano fatti i violini. Esattamente, questa zona, soprattutto la zona un po' più bassa di Paneveggio, è famosa per questo, e quindi un altro aspetto particolare interessante, insomma. E questo allora Pierpaolo Corona, che ci raccontava il tracciato che ha predisposto. Martin Böström intanto alla partenza per questa terza giornata. Thomas Tervo, come dicevamo, tantissimi gli stranieri, lo vedete anche dalla grafica sia al femminile che al maschile, tantissimi gli stranieri che vengono sempre volentieri qui in Trentino, soprattutto qui in una delle patrie dell'orienteering azzurro, in Primiero. Tommaso Scalette che prova la grande rimonta. Ci prova, è difficile perché abbiamo visto comunque avversari di grandissimo livello, oggi in gara anche Alessio Tenani e Elena Pezzati che se la giocano. Allora oggi, come sempre, abbiamo la sfida nella sfida con Anton Fosberg, che deve difendere la sua leadership, così come Elena Pezzati. Non è così scontato che riescano a vincere, vediamo come andrà. Sinon Broten molto sicura, sta andando decisamente bene, vediamo se riuscirà il suo, diciamo così, assalto alla leadership. Tanto orienteering in questo luglio, qui in Trentino di scena la Primiero Orienteering Week, nella vicina provincia di Belluno spazio invece alla quinta edizione della 5 giorni in Italia, 5 tappe, 1200 partecipanti in rappresentanza di 38 paesi, quindi numeri importanti per la 5 giorni italiana 2023, manifestazione internazionale di corsa orientamento che è tornata nel cuore del Cadore, organizzata sotto l'egida della Federazione Italiana Sport Orientamento, coi patrocini di Regione Veneto, Provincia di Belluno, Unione Montana, Centro Cadore e ovviamente di tutti i comuni della zona. Alla fine Megan Carter-Davis, Gran Bretagna, e Toby Scott, Nuova Zelanda, i vincitori di questa 5 giorni in Cadore. Beh, tornando alla gara, Fosberg molto bene, Pezzati invece me la segnalano in difficoltà, ma ci aspetta adesso uno speciale doveroso per quella che è la società organizzatrice, ossia l'US Primiero, che organizza poi un appuntamento importante in autunno. Luigi Zanettel, Frank Horler rappresentano l'US Primiero, società leader di questo territorio. Sì, difatti in Trentino siamo una delle società più grandi, perché abbiamo più di 1200 tesserati, di cui diciamo sui 700 ragazzi che fanno la pratica sportiva, sia di avviamento allo sport sia l'agonistica. Abbiamo 14 sezioni, quindi abbracciamo un po' tutti gli sport, dal calcio, gli sport invernali, l'orienteering, la pallavolo. Abbiamo organizzato da poco la Primiero Dolomiti Marathon con 1500 atleti, però avevamo 450 volontari. Quanto lavoro per realizzare questo evento? Parecchi mesi di lavoro, siamo già partiti 7-8 mesi fa con attività di preparazione dei percorsi, delle cartine, e abbiamo lavorato molto, specialmente i tracciatori. Adesso nell'ultimo periodo anche tutta la parte allestimenti ha portato parecchio lavoro per una buona parte dei volontari.
e ora la Coppa del Mondo torna a Primiero con il trail. Sì, difatti noi siamo molto soddisfatti perché la Federazione Internazionale ci ha assegnato per il 30 settembre una gara di Coppa del Mondo, un trail che appunto si svolge a Fiera di Primiero. Abbiamo individuato un bellissimo percorso nelle vicinanze proprio del centro storico, passiamo più volte nel centro storico, è un circuito. Adesso ci auguriamo di avere un po' di buon risultato anche di questo evento. Ci ha anticipato il presidente Zanetele, questa Coppa del Mondo come sarà? Ce lo dice Manuel Negrello. Sarà una bellissima gara organizzata dal Primiero, che è molto bravo a organizzare gara, abbiamo visto il Primiero Marathon, lo vediamo in queste gare di orienteering, e a fine settembre ci sarà la Coppa del Mondo di corsa in montagna. Vi aspettiamo. E ci saremo sicuramente per l'importante appuntamento autunnale con la Coppa del Mondo di corsa in montagna. Qui torniamo invece dentro la gara. Samuele Tait, Grand Light Orienteering Team, terza prova valida proprio per il ranking internazionale, terza prova qui in Primiero, e questo è Alessio Tenani, Polisportiva Masi, che sta guardando la sua carta. Hai parlato di Samuele Tait, che è uno dei tecnici invece che sarà anche ad accompagnare gli azzurri ai campionati mondiali che si tengono in Svizzera. L'alto tecnico e il CT è Stefano Raus, ma i convocati sono Maddalena De Biasi, Jessica Lucchetta, Anna Pradel, Riccardo Scalet, Sebastian Inders e Mattia De Bertolis, che con Ilian Angeli completano la squadra azzurra. Mentre qua Elena Pezzati, come dicevamo, non sta andando bene, non è sicura come nei giorni scorsi, la sua leadership sta un pochino vacillando, vediamo se la Breton riuscirà a vincere. In questo momento è suo il miglior tempo, qua è una questione di secondi, dopo tre giorni, dopo tanta fatica, siamo qui a giocarcela sul filo dei secondi. Come sempre in questi casi, e come sempre quando ci sono anche fuori classi che arrivano dall'estero, come Boström, che vediamo qui proprio nella zona di arrivo a Passo Rolle. Broten sta arrivando anche lei, bravissima, una grande gara. Vedremo se la Svizzera Pezzati riuscirà a rimanere in testa alla classifica generale. Qui ritorniamo proprio nella zona del traguardo con Samuele Tait, che avevamo visto precedentemente impegnato a metà gara, e anche per lui fine delle fatiche, arriva sul traguardo in questo momento. Tommaso Scalet, che molto bene, ha fatto bene, infatti mi hai preceduto, grande rimonta dopo che era partito nella prima giornata con un modesto, possiamo dire, undicesimo posto. Sì, era partito malino, non bene. Elena Pezzati è terza e alla fine ce la fa, per soli 19 secondi riesce ad aggiudicarsi la classifica generale, ma non la tappa di oggi, che va alla Brötte. E allora brava comunque Elena Pezzati a stringere i denti. Qui Anton Forsberg, che invece è in grande vantaggio oggi e non dovrebbe avere problemi, lo svedese, ad aggiudicarsi la classifica generale di questi tre giorni. È così, quindi la Svizzera con Elena Pezzati e la Svezia con Anton Forsberg vincono la tre giorni di orienteering in Primiero. Un finale davvero incerto, però come diceva il nostro Pietro Ilarieti, fino all'ultimo in quel di Passo Rolle, dove nella middle si sono registrati anche parecchi cambi di classifica. Qui abbiamo visto sfilare proprio le classifiche della gara di Passo Rolle e poi le classifiche generali della tre giorni. Allora con Anton Forsberg che va a vincere davanti a Bostrom e Poltera, lo svizzero, e invece Pezzati davanti a Bronten e alla Madsen, Matilde Madsen, in quella della classifica generale femminile. Tempo di premiazioni. Sì, sul podio a pari tempo anche il nostro Tommaso Scalet, quindi nel grande recupero, sì, davvero grandissimo recupero. Anche lui probabilmente è sorpreso da questo recupero, perché comunque gli avversari, ricordiamolo, sono di altissimo livello. Eccoli qua, e ascoltiamo anche le loro dichiarazioni. Vincitore di questa classifica generale, complimenti. Yes, good races. Grazie, è stata una buona gara senza grossi errori e sono riuscito a spingere molto bene. È un bellissimo posto qui, sì, veramente bello. Ogni volta che mi guardavo attorno mi rischiavo di perdermi questa bellezza. Dopo tre giorni Tommaso Scalet, bellissimo podio nella generale, terzo. Grazie, un po' una sorpresa perché non sono partito molto bene il primo giorno, ho fatto qualche errore di troppo e quindi ero undicesimo, però ho fatto due buone gare ieri e oggi e sono contento di essere terzo.
Elena Pezzati, quanta fatica oggi, ma ce l'abbiamo fatta, prima nella graduatoria generale. Sì, per pochissimo, oggi purtroppo non è andata benissimo, ho fatto soprattutto un errore parallelo, ero a una collina più a sinistra della mia, mi sono un po' persa, però anche la stanchezza si è fatta sentire, ma devo dire che alla fine quei 10 secondi me li porto a casa. A chi dedichiamo questo successo? Ma agli organizzatori che hanno fatto delle bellissime gare in questi terreni stupendi e alla mia società. Pezzate ha vinto dunque la classifica generale femminile, Forsberg al maschile, terzo in coabitazione con lo svizzero Polterra e il nostro Tommaso Scalette. Grande recupero. Grande recupero, è stata una gara che si è svolta in più location bellissime e la gara in sé è stata veramente avvincente. Grazie a tutti per averci seguiti e alle prossime. Grazie a te Pietro, grazie a voi gentili telespettatori di Rai Sport, ci rivedremo ancora con l'Orienteering, rimanete con i programmi della rete, grazie, a risentirci, a ritrovarci.